Quattro delle ultime cinque partite senza prendere gol, due punti dalla salvezza diretta e la consapevolezza di aver cambiato marcia nel mese di febbraio e all'alba di marzo. La Fidelisandria ha interrotto il proprio cammino nel girone H di Serie D nel momento migliore della stagione, con 10 dei 29 punti complessivi conquistati in un pocherissimo di gare, concluso con l'1-0 casalingo al Fasano firmato da Loris Palazzo. Per Vincenzo Zingaro, Andriese Doc, stare lontano dal terreno di gioco è complicato, così il giovane laterale classe 2000 racconta il suo mese in quarantena. Ricordo di essermi fatto male col Grumentum, una partita di andata, sono stato fuori più di un mese e recuperare di certo non è stato facile, ma chi l'ha fatto al posto mio quel ruolo si è comportato in maniera egregia, quindi non credo che si sia sentita la mia mancanza. Allenamenti ricevuti su WhatsApp e studiati dal professor Claudio Capacchione, coordinamento in chat con i compagni di squadra, tanta palestra casalinga. Così il numero 2 bianco-azzurro, tra i migliori della scorsa annata in casa Fidelis, ripercorre la sua stagione, condizionata anche da uno stop per infortuni in autunno. È ovvio che ci sia un calo mentale, perché tu non allenandoti con la squadra per tutta la settimana e non giocando la domenica, un calo mentale ci sta. Ma ripeto, io sono ottimista e credo che si riprenderà a giocare. Se il campionato di Serie D dovesse riprendere, ipotesi al momento non semplice, con un'emergenza sanitaria da affrontare, la Fidelisandria avrebbe 8 partite di regular season per limare le distanze che separano dalla zona salvezza, oggi occupata dal Brindisi. Zingaro cerca comunque di guardare con ottimismo al futuro. Non c'è stato nessun calo, cioè, forse c'è stato un calo mentale, ma in tutte le stagioni ci può stare, ma non c'è stato nessun calo, forse... Come ho detto, è stato un calo mentale, ma niente di che. Ripeto, il nostro gruppo fa la forza. E niente, ci basiamo su questo e andiamo avanti.